Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Mutant Year Zero Road to Heaven. Siamo qui ancora una volta con i nostri mutanti per continuare l'avventura su Mutant Year Zero Road to Heaven. La stessa stella che abbiamo visto sulle macchine volanti, allora provenivano da qui. Hammond aveva ragione. Ah, può darsi. Quale stella? Ah, quella. Quale stella? Allora andiamo avanti, ragazzi. Questa avventura in modo molto a Wanagana. A Wanagana, esatto. Wow. C'è la stella della Mimir ovunque. E nel senso, boh, che cavolo? Nasconditi, ma dove dovrei nascondermi? Scusate, ma che cazzarola è quel coso? Raccolgo il biglietto, vediamo un po'. Richiamo militare. Il comando è in uno stato di panico totale a causa della perdita dell'orbita Z1. Ci hanno ordinato di restituire tutti i robot all'equipaggiamento militarizzati direttamente dall'unità Theta. I miei sospetti sono confermati, senza ombra di dubbio siamo in guerra, posso solo sperare che finisca presto, indipendentemente da chi ne uscirà vincitore. C'è tipo una specie, è stata una guerra, qualcosa del genere. Qui? No, qua non è niente. Andiamo a vedere dall'altra parte, ragazzi. Questo dovrebbe essere tipo l'episodio finale. Non so se può farlo tutto in una volta o forse lo divideremo in due parti, ma vediamo. Che c'è? Qui c'è della roba, aspetta. Sapevo che qui avrei trovato questo kit medico, ma come facevo a saperlo? Non lo so, sono andato a caso, ciccio, il biglietto. È stato emesso l'ordine di evacuazione e hanno disposto la distruzione di tutta la ricerca, inclusi gli esemplari biologici sani. Questo ha fatto infuriare alcuni di noi, non solo per ragioni etiche, ma per la perdita di ciò che abbiamo realizzato. La notizia ha colpito pericolosamente Igmar, si è richiuso nella sala parto con gli esemplari e si rifiuta di aprire la porta. Lei dice che sapeva che qui c'era quel kit medico. Quindi lui è già stato qua, inconsciamente. È andato qui per prendere il kit medico. Non lo so, io ho fatto a caso. Che cazzo. Vabbè. Devo andare. Qui c'è qualcosa? No. Qui? Cosa scoprire? Che ne so. Vediamo se c'è qualcosa che lampeggia. No, qua ci sono le cuccette, ragazzi. Andava a dormire, va bene. Molto perfetto, perfetto. Quindi non c'era molto qua. Andare avanti. Ma c'è uno scontro da fare anche. Altre macchine da guardia, tutte intatte ma silenziose. Stanno dormendo? Cazzo, quante. No. Quelle che abbiamo sconfitto l'ultima volta, credo. Le cattivissime che sparavano i robottini che le rompevano le palle. Ci siamo, non so perché l'anziano ci ha tenuto lontano da questo posto, ma penso che lo scopriremo presto. Cazzo, siamo finiti. Beh, ma un altro combattimento ci sarà, no? Indaga. Ma prima di indagare qua, che dite? Raccogli il biglietto. Trattative di pace fallite. È un periodo difficile di carico di tensione, giravoce che le trattative di pace si siano interrotte irreparabilmente. A conferma di ciò, ci hanno ordinato di considerare l'esilium ostile e di allontanare con la forza, se necessario, tutti i diplomatici e scienziati dell'esilium, della struttura. Questo è un giorno triste per tutti noi. Che faccio? Indago qua o indago là? Non ho capito dove devo indagare. Forse qua? Non lo so, vabbè, indaghiamo noi intanto, ragazzi. Ho perso indaga. Non ci credo, non posso crederci. Cosa? Sono dei bracci robotici, ma adesso andiamo a vedere, ragazzi. Ok. Se quella porta là si esca. Ma anche qua era comparso un indaga. Che non compare più.
Quanto pare, forse era lo stesso, ma che ne so. Vai. Andiamo a vedere qua sotto. Che strano, un albero, l'erba, come all'esterno. Figuracci robotici. Sono un attimo, ragazzi, che vado a vedere un po' in giro, ma magari sono in cerca di risposte qua, no? Sembrerebbe tipo una specie di scuola. Noi siamo venuti da qua. Dove dobbiamo andare? Io non ho una mappa della zona, ragazzi. Vado dritto, vado di qua. Dove ci sono due porte. Sì. Boh, provo ad andare di qua. Che ne so. Puttane una. Che accesso? Ah. Qua ci sono altri dormitori. Che è successo qua? Questo posto mi gioca strani scherzi. Quelle immagini non posso essere io, vero? Can't be a picture of me, right? Non lo so. Darsi. Quanti altri cinghiali parra maiali umanoidi? Hai visto? Ovviamente sei tu. Ma chi l'ha disegnato? Tu? Vediamo un po'. Qua c'è altra roba. Grande sto posto però, eh. Abbastanza grandicello. Poi il biglietto. Rapporto di densità delle ossa 12S. Regressione della massa scheletrica in rispetto alla massa di tessuto nella molle in uguale massa corporale totale meno massa scheletrica nei passeracei in numero uguale 99, 96, scusate, i quadri neri. Linea continua nei roditori. Numero uguale 39 diamanti grigi. Linea tratteggiata nei pipistrelli. Numero N34 cerchi bianchi. Linea puntinata. I lati grigi si trovano nel materiale elettronico supplementare. È stato aggiunto il 15% di massa degli scheletri dei mammiferi per compensare il fatto che le loro ossa non sono piene, ma contengono midollo. Le curve di regressione non differiscono in maniera significativa. P uguale 0,30. Il confronto delle masse scheletriche di uccelli e roditori effettuato tramite l'analisi della convarianza dimostra che sono indistinguibili l'una dall'altra. P uguale 0,18. Ma che cazzo? Questi danno i numeri. Daga. Ah, dopo tutto il tempo passato a parlare degli scheletri diversi da noi, questo ci somiglia davvero. Magari dell'Eden esistevano mutanti. Sembra tipo un toro umanoide questo. Vediamo un po'. Mi pareva. C'ha le corna. Credo che qua, ragazzi, non ci siano tipo rottami o robe varie. Quel che è stato, quel che è fatto. Invece. Altro da indagare qua. Progetto mutante. I dati hanno rilevato una probabilità massima. Ragazzi, smetto di leggere questi numeri. Per due aplotipi combinato A e C su una mano, Y e Y2 sull'altra, e di 0 quando sono stati esaminati tutti e quattro gli aplotipi. Intervallo di certezza del 95% del PNG è stato di 0,83 per 2 ottavi, 0 per 4 ottavi. L'intervallo di certezza per due aplotipi è considerevolmente maggiore poiché gli aplotipi A e C hanno combinato questi maschi. Il fatto, credo, ah, il fatto che nei maiali domestici meridionali l'aplotipo A sia più frequente nell'atopico C, 64% contro 36, fagli atopici europei, mentre nei cinghiali selvatici settentrionali T1. Ma non so di cosa stia parlando, ragazzi. Cioè, non capisco di che cavolo stiano parlando. Ok, esperimenti e ci sta. Però, ho fatto gli esperimenti e non ho cercato di creare mutanti che ora, ovviamente, siamo noi. Noi saremmo tipo quelli riusciti, perché se non saremmo riusciti saremmo morti, tipo, roba così.
Avremmo fatto la fine del tizio sul tavolo. Ma porcaccia la miseria, ma riusciamo per favore a trovare qualcosa qua dentro o... solo roba da leggere? Vorrei... qualcosa di più, insomma, ecco. Una svolta. Qualcosa che sia... vabbè, non c'è niente in questa stanza. Niente, niente, niente. Guarda qua lo schermo con le lucine, mi sembra un buon punto per iniziare a cercare le risposte. Uno schermo con le lucine. Questo è lo schermo con le lucine. Indaga. Ho un filmato. Perdoniamo, attorno allo schermo, le parole progetto mutante lampeggiano in rosso. Car beh, quelli li abbiamo visti. Lo schermo si spegne e quindi esplode in un turbine di immagini lampeggianti più velocemente di quanto riusciamo a capire. Riesco a vedere mutanti in proviete, animali in gabbia, stringa di codice, qualcosa chiamato DNA. Beh, che siano stati creati, dai, era chiaro. Lo schermo si blocca in un'unica immagine finale, il profilo di un indipendente, uno scienziato del progetto mutante. Il suo nome è Ingmar Edison. Sarà il vecchio... ci somiglia molto al vecchio quello dell'arca, eh. Ci somiglia parecchio. Il suo volto, quando vediamo il suo volto, quegli occhi che ci guardiano, restiamo di sasso. È lui? È lui. Sì, però lui no. Sì, è lui. Cioè, decisamente. Il profilo riporta la revoca del suo stato dopo il furto di esperimenti di mutazione dal laboratorio. I ricordi raffiorano di colpo uno dopo l'altro. Quegli esperimenti eravamo noi. Beh. Si sono cresciuto in dei tubi e hanno giocato con il nostro DNA e ci hanno fatto diventare pazzi. Ci hanno cresciuto. L'anziano prese parte a tutto questo e il lieto fine è morto insieme agli antichi. Ok. Perché non ce l'ha detto? Chi è davvero? La stanza gira, la verità torna di nuovo nel mio cervello. Tutto ciò che so è una bugia, perdo l'equilibrio. Mentre la stanza diventa scura, una voce gracchia la radio. Una voce spettrale, eterea, come quella degli antichi che ci chiamano dallo spazio. Centro di comando Svezia, recarsi al centro di comando Svezia, ripeto, centro di comando Svezia. Ha sbagliato il numero. Vento così. Ma no, volevo tornare a chiedergli... no? All'anziano? Cioè io volevo tornare all'anziano a chiedere... oh, ma che cazzo hai fatto? Cioè, sono andato là e non... no? Finisce così? Cazzarola. Ok, finale deludente. Molto deludente. Va bene ragazzi, abbiamo finito anche questo Mutant Year Zero Road to Heaven. Scusate, Road to Eden. Non so perché mi venga in mente Heaven, ma vaffanculo. Vabbè. A parte lo sbaglio nel titolo, negli episodi scorsi e anche in questo, a quanto pare, nel finale. Devo dire che il gioco è apparso abbastanza godibile come gameplay, come storia molto intrippata. Il finale, lascia un po' desiderare perché... mi ricordo che è stata la stessa delusione del finale del primo Assassin's Creed. Quindi deludentissimo a quanto pare. Gioco bello, ma finale. Uno schifo totale. Bene. Anche perché, ok, noi abbiamo scoperto chi eravamo, abbiamo scoperto che siamo stati soggetto degli esperimenti della Mimir, che probabilmente erano gli umani, loro li chiamano gli antichi, che hanno fatto questo. Ma perché li hanno creati non si sa. Perché noi eravamo qui non si sa. Perché il vecchio ci abbia rapiti e non ci abbia... cioè, perché ci abbia portato via e abbia creato un'arca, non lo sappiamo. Cioè, non sappiamo praticamente niente di quello che è successo. Abbiamo praticamente fatto un viaggio, il quale credo che sia il titolo del gioco, ovviamente. Abbiamo fatto un viaggio da punto A a punto B per scoprire che noi siamo stati creati. Che i mutanti sono stati creati. Però tutto il resto di quello che è successo intorno non lo sappiamo. La guerra perché c'è stata una specie di battaglia, di guerra. Poi perché hanno lanciato queste armi biologiche, no? Queste armi...
che hanno creato questa malattia, che hanno poi sterminato la popolazione, che è stata messa in quarantena. Non lo sappiamo. Perché hanno fatto... Cioè, ci sono un mucchio di perché che non sono stati risolti. Io mi domando, perché non sono stati... Cioè, non ce li avete dette queste cose? No, niente. Noi rimaniamo qua con il dubbio alla fine del gioco, mentre i titoli di coda scorrono. Bene. Ok. Quindi noi scorriamo tutti i titoli di coda e... Porca miseria, possiamo scorrere un po' più velocemente questi titoli? No. No. Perché la mia rotella fa cagare. Vedete che... Vabbè. Il gioco sì, mi è piaciuto. Ah no, basta così. Porca miseria. Come ripeto, il gioco mi è piaciuto, però non lo so, mi aspettavo qualcosa di più nel finale. Allora, il combattimento a turni è una cosa che apprezzo in tutti i giochi, perché vi dà la possibilità di riflettere, di fare delle scelte, di pensare bene a quello che uno fa, non fare troppe mosse avventate, come capita spesso nei giochi in tempo reale. Cioè, nel senso, magari vi dà... Non avete tempo di riflettere e fate la prima cosa d'impulso, che probabilmente... Molto spesso è la cosa sbagliata. Qui questa cosa non dovrebbe succedere, perché vi dà l'opportunità di ragionare e di l'opportunità, insomma, di ragionare e di riflettere su quello, su quelle mosse future che andate a fare. Quindi dovete gestire un po'. È un po' più tattico che un action. Quindi la cosa mi piace molto. Niente, questo è il DLC, ragazzi. Non credo che lo faremo, perché se è deludente come questo, cioè, probabilmente nel DLC si scoprirà qualcos'altro e poi finirà come questo, dai, è ovvio. Va bene, ragazzi, allora, per il momento io mi fermo qua. È stato un video un po' più corto questo del solito, però non potevo immaginare che nel finale non c'era neanche un combattimento, ma era tutto un... sembra un finale tipo... quelli che... Abbiamo fatto il gioco, ok, non abbiamo più budget per finirlo, buttaci un livello così a cazzo in fretta e furia e buttiamo fuori sto gioco, perché dobbiamo farci qualcosa sopra, dobbiamo guadagnarci qualcosa sopra, perché abbiamo finito il budget. Sembra, ecco, l'ultimo sembra un livello, cioè un quadro, uno schema, come lo volete chiamare, un'ultima area fatta in fretta perché avevamo finito il budget. Ecco, questo è quello che... Mi dà da pensare questa sessione finale del gioco. Va bene, ragazzi, vabbè. Comunque l'abbiamo finito, è stato bello. Come ripeto, un po' deludente nel finale. Fatemi sapere la vostra. Se vi è piaciuto, qual è stato l'aspetto che vi è piaciuto di più del gioco? Qual è quello che vi ha fatto un po' più dire forse non l'acquisto? Però fatemelo sapere qua sotto nei commenti, dai. Nel frattempo io vi ricordo, qua sotto anche in descrizione ci sono i link per il gruppo Telegram e il gruppo Discord. Ragazzi, andremo avanti con Satisfactory e qualcos'altro. Ragazzi, volevo fare anche Final Fantasy, però non so se riesco. E niente, ci vediamo alla prossima, dai, da Leon Trip è tutto, ragazzi. Ciao raga, e a Wanagana a tutti.